Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati con la 42esima puntata della serie Risotto. Oggi siamo qui in compagnia di Buldir. Ciao. Poi abbiamo Marco. Ciao a tutti. Matti. Ciao. E boh. Dunque, stiamo continuando a tagliare erba perché era cresciuta di nuovo nel frattempo. Però questa volta non l'abbiamo voltata, abbiamo semplicemente tagliato, ranghinato e imballato, perché appunto ci serviva l'erba per le vacche per poi proseguire con la percentuale produttività. Quindi vediamo se avevo preso su un paio di balloni all'altra parte. Vedo che c'è ancora qualchesina che può saltare su. Tanto prendiamo qua qualche ballone, dopo prendiamo il posto sull'imballadora. Facciamo un giretto con l'imballatrice e così raccogliamo l'andana che c'è qua. Vedo un bel 926 qua, guarda che bella macchinetta. Marco! Oh, chi è qua? C'è uno qua che te vuoi? Ah sì? Buongiorno! Dov'è? Dov'è? Qua! Qua. Il titolare qua? L'ecchio là in fondo. Arrivo, aspetta. Sì, che mi vede male i genocci. Aspetta che mi giro. Forse che è venditore ambulante. Buongiorno, piacere, Femarco 95. Scusi, piacere, scusi un attimo, aspetta un secondo che... qua mi lasciano i trattori accesi perché pensano che il gasolio sia gratuito. Come... Fratasso, il sostituto di Fra Fabiano. Ok, ma come mai, dove è andato? No, ha dovuto andare in missione all'estero. Vediamo fra quanto torna, perché adesso anche col coronavirus è difficile spostarsi. Ho capito. Va bene, insomma. Mi aveva accennato che i campi della parrocchia ha qualcuno che gli dà una mano. Siete voi, immagino. Sì. Abbiamo praticamente quasi in gestione. Ogni tanto ci diceva se aveva qualche preferenza. Per mari, sai, mais, frumento, l'orzo, mari preparticole, mari girasoli, sì. Mari fa, l'olio. Anche qua tagliato l'erba, ti devo far giocare i bambini sì. Infatti, guarda, adesso... Così non sporcono i pantaloni di erba dopo i genitori, sai, i discorsi che mi fanno perché devono pulire. Immagino. Immagino. Si lamentano sempre. Vabbè dai, sì, insomma, qui stavo tirando lavoro, su. Allora, ci vediamo spesso e... Allora tu sei fisso qua adesso? Sì, sono qua finché non torno. Qualcuno dall'alto non provvederà a fare nuovi spostamenti. Intanto gestisco io qua. Va bene. Voi siete qua della zona, giusto? Sì, siamo qua poco vicino, un mezzo chilometro, un chilometro. Abbiamo l'azienda. Okay, sì, se ho bisogno so dove cercarvi. Sì, guarda, vai qua sempre dritto e ci trovi subito, insomma. Adesso ho dritto, i campi sono da raccogliere e sì. Dovrebbe essere tutto quasi cresciuto, almeno vedo anche da qua. No, tutto a posto, le colture sono proprio pronte, belle, proprio bravi, un bel lavoro fatto. Sì, abbiamo un po' di girasoli qua da raccogliere. Aspetta, salto con olio sole. Cosa? Salto la staccionata con l'olio sole. Ho capito. Gira col sole. Sì. E insomma, così adesso gira soli. Se vuoi, ti scarichiamo. Abbiamo la possibilità di scaricarti magari un po' di semi di girasole a parte. Se devi farti l'olio con, sai, tutte le suore che lavorano. No, ma adesso ce ne abbiamo un bel po' stoccato. Ce n'era ancora? Sì. Ho capito. Un po'.
Vabbè, dai, eventualmente Quando ne ho sai. bisogno te lo dico. Ok, anche noi abbiamo i nostri silos. Bene, bene. Se per caso, sai, insomma, se restate senza, possiamo subito reintrodurne il giusto quantitativo. Va bene, Bene, insomma, bene. vado avanti con i lavori, che sennò qua. Bene, sì. Che non si secca troppo l'erba. Mi resta tutto fermo, oppure va che no. Non va bene. Bene, vado avanti con le preghiere. Buona Vada, giornata. vada, vada, vada. Buona giornata, buona giornata. Guardi, buono, qualche novità qua. Mettiamo in moto di nuovo tutto. Prima volta che utilizziamo quel bestiolina nuova. Oh, va. Aspetta, adesso gli dico che altri dopo che arriva il prete. Marco! Allora, guarda che c'è un nuovo prete qua, eh. Bene. Bisogna stare all'occhio, non dire parolacce, comportarsi bene. Perché quello di prima è andato tipo in fare delle missioni all'estero, sai, tante volte partono per fare queste Sì. missioni. E allora l'hanno sostituito a Curia, lo ha sostituito. Ha un nome un po' strano, secondo me aveva qualche parente che faceva il muratore. Comunque, insomma, vedremo che c'è qualche lag e a volte il muro della chiesa si fa più vicino di quanto sembrasse. Bene, andiamo avanti, finiamo di imballare e dopo raccogliamo tutto, stocchiamo dalle vacche. E poi bisogna andare a prendere assolutamente da Chong una testata per i girasoli, perché abbiamo molti campi di girasoli e di conseguenza non possiamo più sprecare tempo a raccogliere girasoli a 10 km orari. Bisogna correre un po' più veloce con un'apposita testata e bisogna assolutamente andare a organizzarci, attrezzarci al meglio. Oh, ci devo andare! Cosa? Dove metto? Vado a concimare i campi che avete. Aia! Vai, buon, mi raccomando, è un bel strato. Sì. Che bisogna che rende bene la prossima volta l'erba qua. Perché, Sì. guarda, appena finito di dare un po' d'erba e vai, che ho lasciato una balla di scorta. E così adesso per un po' sono a posto. Boh, dai, boh, Buono, avanti buono. che vuoi comprare una testata da dire su. Bravo, spendi skate, bravo, bravo. Saluto, Eh? saluto. Bene, portiamo a casa l'880, prendiamo pick up e andiamo a vedere per la testata girasoli, sperando Chong l'abbia trovata, perché bisogna vedere anche quella. Guarda, sto passaggio stretto ogni volta. Ah, sti preti, sti skate. Ma senti che odore che... Lo stai combinando qua? Guarda qua. Maria Santa! Cosa PTO stanno e via. combinando? Delinquente! Sì, sì. Il Fermate! Ah! problema è che sì. Ah! Non ti compa qualcosa. Ah! Cosa Oh, state buongiorno. combinando? Maria Santissima Signore! I Cosa? botteretti vanno a correre chi? Ma come? No, questo è campo d'erba. Cioè. Ho capito, ma nel campo dove che giù i botteriti? I Porco corre bestio. qua! Maria Santa! Ma. Senti che roba! Qua allenamento intensivo così, no? Ma chi è che lo dice ai suoi genitori dopo? Regala Insomma. mascherina, ma non per il pisso! Ma se tutto ti dico che fa tutto parte dell'allenamento intensivo, anche perché da qua un paio di giorni va via tutto, quindi Sicuro? Anche mio ho sì. esperienza dal campo, quindi mi fido da quel che te mi dici, eh? Sì, si fidi di me, si fidi di me. Va bene, allora. Questa è grande qualità, va via subito.
e rafforza l'erba, quindi anche per il futuro vedrai che erba ti viene fuori. Mi raccomando, perché dopo i genitori li mando a casa sua, mi lascia nome, cognome, indirizzo. Eh beh, ma mi abito tutto in famiglia col capo dell'attività, quindi cioè, chiama lui. Vabbè, speriamo in bene, che signore Sì, guarda in su. si fidi. Mamma, senti che spussere, Senti. speriamo in bene, saluti. Mamma, sti giovani cosa chi combina? Da che non sbriscia del piso. Allora, vediamo qua, devo andare qua da Cinciue, qua, orco, poi ogni volta sto muro qua, sempre ravvicinato. Ah, oh, ciao Dove sei Martino! qua? Martino! Dove sei andato? Ma ho Martino! avuto dire che no. Ogni volta uno arriva, non vedo mai nessuno. Martino! Ma magari uno arriva, non cos'è? Ciao Oh, Marco! Chang! Ah, oh, Buongiorno! cosa tu fai qua? Tu fai per fare il casino qua? Allora, e come andiamo? Ah, ho la crisi di te è male. Ecco, sapevo io. Forte sfiga. Insomma, cosa tu vedi da rompere le balle? Ascoltami, mi serve una. Come posso dirti? Allora, dunque, un'attrezzatura da poter attaccare alla testata della trebbia, cioè una testata per la trebbia per Chang! Cosa tu avevi da rompere le balle? Io a dormire, io avevo Ti tanto stavo sonno spiegando oggi. cosa mi serviva. Devo Ma tu essere tu sbrigale, io non avere tanto tempo. raccogliere il giro col sole. Ah, ti voleva tanto dire questa cosa? Sì. Allora, gira la tua zucca vuota di là. Ah, tua Tesla? Di qua? Di Tesla? Tua qua? destra, no, mia destra. No, quella un po'? Quella un po'? Quella con là? Un pochino? Tada! No, no, no. Ma, Chong, mi prendi in giro? Tu avevi gli occhiali, tu vedele poco. Guarda qua. Ah, questa qua è questa? Ma Certo? chi è che ti ha dato il carrellino rosa? Ah, avevi chiesto te, carellino, avevi visto tuo caricatore strano, e tu qua, lui secondo me vuole questo, e tua Maries. azienda fa questo colore, tu sicuro? E tu, sì, tanto essere cliente che vuole questo colore qua, allora avevi guardato me male. Ho detto, no, è sempre Immagino. colpa mia. Oh, immagino cosa. Questa qua è stata di Lassoli per il tuo Trebbia, tua Rosella New Holland vecchio cattolico là. Che vecchio cattolico, cioè, l'elisir, Essere cattolico, tu volele questa John Deere? cioè. No, no, ma trova qua, dopo se vai cimici sulla centralina non funziona più, Ah, casini. tu avele cimici tua zucca. Questo qua, 5,7 m, può andare bene, può Ah, andare lo vediamo un bene. attimino, Ma vediamo. che prezzo fai? Perché non costa troppo, se no qua io prendo su a mano. Allora, questo SLS 5,7 m sono 22.500 euro. Tanti però. Tanto che però tu essere il mio cliente da tanto tempo, tu avele fregato me. Tu Ciao, avele. dove? Mai successo. Tu non la contare vale. Facciamo dai 20.000 euro, dai. Vabbè, dai, 20.000, Dopo insomma. so che tu fai sempre tuo trucco. Che Banca avere la sempre banca problema con. sempre la Sì. banca che crea questa piccola Prima o poi avere le mie vendette. Niente, niente. trattenuta e insomma è quello che succede, è quello che succede. Così. Sempre Vedi, solamente la banca. banche che fanno queste cose. Va bene, adesso tu prendi il tuo cancallone di pick up e Ma agganciale che qua. cancarrone, è nuovo. Essere cacalone? Ma che cacalone, ma che cosa dici? Oggi ho Voilà, senti. marcia. Voilà, senti come inquina. Cosa essere questo clacson da Dai, cancallone? stacca il caretto che devo andare a trebbiare. No, tutto il giorno io qua come te che a bighellonare tutto il giorno. Cosa dove hai rotto mie balle fino adesso? Mamma Essere tranquillo, carice, tu è venuto qua a ho fare a che casino. fare. Tu vuoi le sushi? Essere in omaggio? No, no, dai, vieni qua a attaccare. Attacca. Parcheggia Ah, un attimo, parcheggiare le trebbia. dopo la trebbia. Io devo andare avanti. Arrivo, Oh, gli arrivo. operai sul campo sono Vieni, fermi. vieni.
Di là, pod. Posto? Sì, avete visto cose, ma lasciamo perdere. Beh, dai, arrivederci. Occhio al ponte, no, colale. No, no, al piano, cento all'ora. Sì, tu spari tante balle. Ciao, macchina. Oh, bene, portiamo la testata sul campo, che appena finiamo di raccogliere la soia partiamo a piena potenza con i girasoli. È meglio rallentare un po', che 60 all'ora qua, ecco, non mi casca la barra nuova dopo, sono problemi, cioè 4 frecce qua, sì, un trasporto di emergenza. Ci passa. Specchietti un po' meno, comunque dovremmo passarci lo stesso. Bene, portiamo qua fuori, anzi teniamo qua dentro il piazzale, che dopo qualcuno sennò va a finire che prendiamo qua in pole position, che così dopo veniamo dentro con la trebbia e ci abbiamo subito pronta. Bene, andiamo a vedere come siamo messi con i campi soia, se abbiamo finito o no, e dopo partiamo con i girasoli. Dunque, ragazzi, stiamo trebbiando qui il frumento e per poi dovremo passare ai girasoli. Prima ormai abbiamo iniziato qui, perciò bisogna in primis ultimare questi campi, anche perché così abbiamo tutta la paglia, come vedete. Stiamo anche imballando la paglia e pian piano, andando avanti, dopo arriverà sicuramente Angelo, che vorrà un po' di paglia. Qua c'è la siepe. Vai. Andiamo avanti e così continuiamo a raccogliere. Occhio. Cosa succede? Fermo, aspetta. Le stacco fuori tutto, fermo. Cosa succede? Questo un rumore. Ti sentivo che rumore. Sì, questo un battere. Si è incastrato un ferro, cosa che sei? Aspetta che alzo il coso. Alza, tiro sull'aspo. L'è su del tutto. Non so, sarà limitato, non so. Aspetta che guardo sotto. Mamma mia. Cosa? Un problema. Si saltava via un pochino i denti. Abbiamo preso un ferro. Ma un ferro? Ma come fa a essere un ferro qua in mezzo? Ah, signor benedetto. Vabbè, porta in officina a barra, va che. Meglio. Mamma cari. A questo punto, dai, devo scaricare il frumento. Porta in officina a barra. Agganciamo a barra nuova da girasoli. Andiamo avanti a trebbiare i girasoli. Dopo, qua, nel frattempo, bisogna risolvere. Però, non possiamo tenere la trebbia ferma al momento. Mamma, che mancava solo che paetto e ferro. Mamma cazzo. Vabbè, andiamo ad agganciare allora testata da girasoli. Aspetta che. Ora già è già là in pole position. Che passito, sennò abbiamo perso il cancello grande. Apri che altro. Adesso perché... aspetta che metto giù qua. Occhio. Ma si sposti! No, vede ape che non c'è. Molta ape! Si sposti! Essere andato in moto! Mamma cari! Dai, intanto scarichiamo qua. Via! Perché facciamo che ne capano qua il bottone. Oh, già trio verso. Pian, aspetta, occhio, dai, vieni dentro, vieni, boh. Ah, cosa vuoi averle combinato qua? Boh, fatto danni, aspetta che sgancio. Vai. Boh, tira su, Andrio. Mamma cari, sempre danni qua. C'è anche qua, si è incastrato un ferro qua, puoi dargli un'occhiata? Aspetta, ma questo qua costa 50 euro. Va bene, dai, 45 siamo a posto. Di cambio, penso.
bene, come dai, ricambio. Dai, no, male. Spero che non si sia rotto. Dovrebbe essere solo incastrato. Avevo sentito sbattere qualcosa. Gli dai un'occhiata, noi dobbiamo andare avanti con i girasoli, perché sennò siamo presi indietro. Va bene, certo, puoi fare il sapere. Buona raccolta, non distruggere la carta testata. Aspetta, perché sennò dopo vedo che ti disturbano e ti chiudo dentro. Ah no, tu l'hai aperto. Ah no, ah. Buon Campo 1, partiamo qua vicino a casa intanto. Buon. Aspetta, granga, finito scaricare qua ormai. No, bello, bello. Ma... Occhio, mamma carina. Ma se è così testate in uscita dal percorso, ciò mi sono temido che te venga. Aspetta che intanto ma sei anche abbinata qua tra via. Beh certo. No. Vai, divertiti. Vediamo come funziona. Siete già più ferro su colpa tua adesso. No. Qua regolazioni dovrebbero essere anche abbastanza a posto. Termineremo domani qua dentro a Trevia. Vediamo un attimo. In teoria dovremmo anche correre abbastanza. 16 all'ora, 15, 16, 17, 16, 17, 15, 14, 16. Vabbè dai, dovremmo fare un po' più produzione con la testata nuova. E Trevia vedo riesce benissimo a non ingolfarsi, perché può succedere che magari crivelli, cose varie, magari si ingozzino troppo. Se andando troppo veloce, però i girasoli si vede che non hanno tanta problematica. Bene, detto questo ragazzi, ci vedremo nella prossima puntata. Vediamo se Chong riesce ad aggiustare la vecchia testata e proseguiremo poi con la raccolta qua del girasole con la nuova testata lag permettente. Ringraziamo qua i nostri operai, allora abbiamo Buldir. Ciao. Poi abbiamo Rico. Ciao. Marco. Ciao a tutti. E Matti. Ciao. Detto questo, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like, tenetevi prontissimi per le prossime puntate. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao.